Ma ci sono tante cose che si possono dire, intanto la meraviglia del luogo, no? Perché non si può trascurare questo, visto che ci siamo dentro. Per quanto riguarda il premio in se stesso, devo dire che mi fa molto piacere, come ho più o meno detto già, che le arti siano messe insieme e che quindi ci sia uno spazio dedicato naturalmente alla poesia, ma poi anche alle arti, alla pittura, alla musica, eccetera, perché sono sorelle che purtroppo non tanto di frequente come una volta si ritrovano insieme. E quindi è un'idea molto bella questa, la condivido e spero che serva anche ad altri per ricopiare questo bel pensiero. Ma diciamo che a livello elevato non è cambiato molto, sono cambiati i linguaggi perché sono cambiati i tempi e di conseguenza i linguaggi mutano, no? Dalla parola all'idea anche dell'immagine, eccetera, eccetera. Purtroppo però c'è una grande quantità di robaccia, diciamo così, che viene proposta come se fosse importante o di più del resto, e questo diventa diseducativo e a un certo punto succede che chi magari si sarebbe accostato alle cose di ricerca più elevata finisce per essere sviato da tutto ciò che invece è più banalmente di immediato consumo e commerciale. Per fortuna continuano a esserci, no, delle manifestazioni come questa e che vanno giustamente a raggiungere quella che io chiamo una minoranza molto numerosa che vuole qualche cosa che arricchisca la sua mente e che non semplicemente gli faccia passare del tempo. Speriamo bene.